fiera del Fischietto 30 settembre 2012. Questo è il Fischietto Civetta. Sono fra le civette più ammirate in questa piazza, ma sono fischietti, è vero. Con noi abbiamo l'autore di questi fischietti. E perché ti è venuta l'idea del fischietto civetta? Vabbè, questo è scaturito da un corso fatto, un corso buono all'Istituto d'Arte. Diciamo liceo artistico, se no, o era istituto d'arte ancora? Era ancora istituto d'arte. Deve rimanere istituto d'arte. Almeno. Per mantenere la tradizione, diciamo, perché è nata quella scuola. Sì. Comunque, poi il corso era dedicato alla civetta come simbolo dello stemma di Galatina, giustamente, e allora a me è venuta l'ispirazione di creare questa figura femminile, diciamo, a mo' di civetta, insomma. Non tutti sanno, intanto le inquadriamo le civette, due civette, non tutti sanno che tu sei un artista. Sì. Che ha fatto un'opera meritoria per la città di Galatina, cosa che altri non fanno, cioè ha sostituito la Madonnina rubata della tomba del Martinez. Tu l'hai rifatta. L'ho rifatta, sì. Quindi il tuo amore, diciamo, per la città è un amore che dura da quanti anni, li possiamo dire? Tanto siamo coetanei. Da 60. Quindi lo possiamo dire. Sicuramente. Quindi, ma hai la passione per l'arte, per la scultura in particolare, sì, soprattutto, no? Per la scultura, sì. Poi ho voluto fare così questo corso per imparare a fare questi fischietti, insomma. Un corso tenuto da un maestro abbastanza noto. Bruno Maggio è abbastanza conosciuto, diciamo, sia a Lecce, a livello nazionale, insomma. Ma queste forme procaci delle civette galatinesi, questi seni prorompenti... Sì, è simbolo, diciamo, cioè la donna civetta per mettersi, diciamo, per richiamare l'attenzione, no? Soprattutto verso l'uomo, insomma, verso il compagno. Okay. E allora si offre così, diciamo, abbastanza prosperosa, che poi è un buon segno, no? La prosperità, diciamo. Un omaggio alle donne galatinesi, diciamo così, va bene? Sì, sì. Quest'anno imparerai altre tecniche. Se diciamo si ripeterà il corso, impareremo a fare altre cose. Perché mi pare dal mio genere. Mi pare di capire che sei un artista poliedrico, sì, che desidera imparare sempre nuove tecniche. Sì. Sì, mi appassiona sempre di più, diciamo, frequentare questi corsi. Al di là se sono, diciamo, non lo so. È l'importante acquisire sempre nuove esperienze. Un messaggio ai giovani, a questo punto, ai giovani artisti. Sì. Cioè non dedicarsi a una sola tecnica, no, ma tornare all'antico. Spaziare, sì, ritornare all'antico, insomma. Bene, grazie. Non c'è di che. Grazie. Sindaco, diceva Salvino che poco fa ha fatto un vaso apposta per chi stava a guardare, che la seconda edizione è già un successo, mi pare, questa fiera, no? Io per la verità sto arrivando in questo momento e ancora non sei riuscito a vederla. Stamattina sono stato impegnato, però mi sembra che stia, stiamo proprio centrale, in fase, diciamo, di crescita. Sì, sì. Infatti noi l'abbiamo patrocinata e abbiamo anche contribuito, credendo in quell'iniziativa, speriamo che possa continuare. Bisogna prendere di questa iniziativa, bisogna crederci, perché vuol dire questa anche della cultura, la cultura nostra, salentina, certo, nostra.
sono le nostre caratteristiche, le nostre peculiarità. Voi siete di Cutrofiano, no? Cutrofiano. E poi quella Cutrofiano è la capitale della terracotta. Il paese della terracotta. Quindi è importante. Facciamo anche la mostra ormai da 40 anni. Però la mostra dell'attività figulina. Sì. Diciamo, anche se siamo rimasti in pochi artigiani adesso. E questa è la preoccupazione. Però la riscoperta di queste tradizioni mi sembra un fatto importante. Bisogna insistere con questo. In una città globalizzata la specificità è ancora è quella, la cosa più importante, artigianali importante siano, per l'uomo, siano importanti. Sì. Un'esigenza, diciamo, particolare. Che noi siamo nati per non essere tutti uguali, no? Ognuno ha le sue culture, le sue tradizioni, la sua storia. Quindi esprime anche un'identità culturale questa. Anche qui ci vede. Aspetta che mi allontano. Aspetta che quest'anno. Quest'anno si può mettere anche di profilo. In che senso? Auguri. Però è che bello. Sa questo? Se lo vogliono loro, vengono loro. Sì.